quattro famiglie che abitano vicino fra di loro, che si mettono insieme, costituiscono un'associazione, perché non si può fare altrimenti. Se abitassimo in un condominio potremmo farlo come condominio, ma non abitando nello stesso condominio, non avendo un luogo comune, costituiamo questa associazione per acquisire un'auto elettrica a noleggio e condividerla. E questo progetto è stato poi presentato in un bando gestito dall'Agenzia per la Mobilità, Ambiente e Territorio di Milano con fondi del Ministero dell'Ambiente, che promuove iniziative di micro car sharing, ed è stato presentato a questo bando e è stato approvato e ha anche vinto, gli è stato concesso un contributo per poter fare lo startup e installare la piattaforma poi di condivisione. Quindi noi come famiglie avremo una piattaforma di car sharing e un'app che gestiremo direttamente con il telefonino per poter aprire l'auto, sapere dove è parcheggiata, anche se poi la parcheggeremo nell'intorno dove abitiamo, sapere che ricarica ha e soprattutto prenotarla e quindi condividere i tempi di uso di quest'auto. Dopodiché le spese mensili che abbiamo di noleggio e anche del canone del software le divideremo fra di noi sulla base dell'uso dell'auto che viene.